In Germania non abbiamo un sistema scolastico, ma 16 differenti sistemi. Perché? La causa è il federalismo. Ma che cos'è il federalismo? È una dottrina politica dove diversi stati sono collegati in un stato, ma mantengono in diversi settori le proprie leggi. Tuttavia, hanno una costituzione condivisa e un governo comune. La tradizione federalistica in Germania ha una storia lunga. Da più di 1000 anni è possibile ricostruire la linea federalistica che è nata da diversi stati tedeschi e dalla loro eredità. Tutto ha avuto inizio con il Sacro Romano Impero del 962 d.C. al 1806. C'era la simultaneità da un re e i ducati che erano molto potenti. Questa è l'origine. Dopo la sua caduta c'erano 16 stati, un po' dopo 36, che si sono collegati sotto l'imperatore francese Napoleone nella cosiddetta Confederazione del Reno. 1815, dopo la caduta di Napoleone, c'era la Confederazione Germanica con un'assemblea comune, ma anche assemblee individuali. Era simile ai successivi imperi. 1866, la Confederazione Tedesca del Nord e dal 1861, l'Impero Tedesco. C'era sempre un governo comune, ma gli stati federali non hanno lasciato mai la loro potenza in molti settori. Non è cambiato niente dopo la Prima Guerra Mondiale e la Repubblica di Weimar. Ma dalla presa di potenza, la Machtergreifung dei Nazionalsozialisti nel 1933, il federalismo è stato annullato a causa della Gleichschaltung, un processo dove i Nazionalsozialisti hanno provato di unificare tutti gli aspetti della vita sociale e politica. Ma dopo 1945 è stato ricostruito. Gli alleati non hanno voluto che sia possibile per una persona in Germania di raccogliere tanto potere come Hitler. Così il sistema federalistico lo impedisce. Quindi ci sono due cause, tradizione e precauzione. Adesso è stabilito per legge, nella legge fondamentale della Repubblica Federale della Germania, nell'articolo 20, a causa della clausola l'eternità è irrevocabile. Nell'articolo 30 è scritto che gli stati federali hanno molte competenze come la sovranità culturale ed educativa. Questa sovranità è pensata come il nucleo del federalismo. Ma come influenza il sistema scolastico federale la situazione attuale per gli studenti? Per esempio, malgrado le differenze tra gli stati federali, il governo tenta di creare un titolo di studio comune. Si chiama Zentralabitur, ciò la maturità centrale. Ma sono paragonabili i risultati nei differenti stati federali? Infatti, ci sono grandi differenze tra i diplomi e la difficoltà di riceverli. Per esempio, in alcuni stati federali gli studenti possono scegliere che materie vogliono fare per la maturità o hanno profili. In altri devono fare tutte le materie principali. In alcuni stati federali gli studenti ricevono il loro tema per l'esame orale 30 minuti prima dell'esame. In altri hanno 2 settimane. Ed infine, in alcuni stati gli studenti possono cancellare più voti brutti che in altri. Per conseguenza, i voti sono molto differenti. Ma questo sistema non è una catastrofe per la Germania? Infatti, ci sono anche vantaggi per il sistema scolastico federale. Tutti gli studenti dei stati federali differenti sanno cose differenti e possono unire questa conoscenza. Con 16 sistemi differenti, i curricula possono prendere in considerazione differenze locali. La competizione tra le regioni potrebbe causare innovazione. E quando qualcuno vuole cambiare il sistema, è più facile per un sistema regionale non nazionale. Ma resta l'ingiustizia a causa dei voti differenti. Per questo non c'è un'uguaglianza di prospettive per l'università e il lavoro. Le differenze potrebbero essere una causa per i risultati negativi di PISA.
e cambiare fra regioni è difficile per studenti e insegnanti. Che cosa ne pensate voi?